il nostro voto su questo, e così anticipo anche la dichiarazione di voto, sarà un voto di astensione su questa proposta di atto amministrativo. Noi abbiamo partecipato ovviamente con interesse alla discussione di questa PDA, perché ovviamente è la prima programmazione triennale che deriva dal nuovo testo di legge, testo unico della cultura, che abbiamo approvato in commissione a fine del 2016. E, perché ci asteniamo? E così vengo subito al dunque. Ci asteniamo perché oggettivamente va riconosciuto che all'interno di questa programmazione sono state recepite sia alcuni passaggi che avevamo già inserito all'interno della legge regionale di riordino delle politiche culturali, sia altri suggerimenti e questioni che abbiamo posto in sede di discussione di questa programmazione triennale. E cito alcuni esempi di ciò che è stato approvato su nostra proposta in questa programmazione. Il fatto di sviluppare procedure più flessibili per l'accesso agli strumenti finanziari per il settore culturale. Strumenti finanziari si intendono anche strumenti che possono agevolare l'accesso al credito per le imprese culturali creative. Sappiamo che l'accesso al credito è un problema, ultimamente è un problema per tutti coloro che fanno impresa, ma per le imprese culturali creative l'accesso al credito è un problema doppio, perché l'impresa culturale creativa sostanzialmente opera con dei beni che sono immateriali e quindi sono difficilmente quantificabili, ed ecco che l'accesso al credito diventa ancora più complicato. Esistono degli strumenti, e quello che noi chiediamo è che Regione Lombardia agevoli l'utilizzo di questi strumenti, li renda anche più flessibili. C'è un fondo di garanzia istituito da anni presso Finlombarda, che però purtroppo non funziona. C'è un fondo istituito dal Fondo Europeo per gli Investimenti, che è sempre fondo di garanzia, che stanzia dei soldi per questo tipo di attività, cioè per finanziare l'accesso al credito e per trovare degli intermediari finanziari che facciano questo. Aver inserito questo passaggio nella programmazione, secondo noi, può andare nella direzione di utilizzare e di sfruttare questi strumenti, anche se soprattutto su quest'ultimo fondo gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti all'interno del programma Europa Creativa si poteva essere più espliciti nell'utilizzo di questo e nello sfruttamento di questo strumento, però insomma già aver inserito questo passaggio nelle priorità di intervento penso sia interessante. Così come sono state recepite alcune nostre osservazioni che riguardano un rapporto più stretto nella programmazione con la DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale per quello che riguarda le politiche verso le persone con disabilità, e per quello che riguarda anche tutte le iniziative per esempio attivate con il nuovo portale Lombardia Facile, e anche un rapporto più diretto con la DG Ricerca e Innovazione, Ricerca e Open Innovation, per quello che riguarda appunto la ricerca in campo culturale. C'è anche una legge che abbiamo approvato pochi mesi fa, nella quale erano stati inseriti anche alcuni aspetti che riguardano l'innovazione culturale e quindi il finanziamento della ricerca per l'innovazione culturale. Oltre a questo sono stati inseriti alcuni concetti come il fatto di valutare la sostenibilità economica degli interventi e delle politiche culturali quando si mettono in atto, e anche dei ritorni quindi che queste politiche culturali hanno sul territorio, e anche la promozione di piattaforme di crowdfunding anche gestite direttamente da Regione Lombardia. Se è vero come è vero, e questo è uno dei dati interessanti che vengono elencati nella parte di premesse al piano, alla programmazione triennale, se è vero come è vero che Regione Lombardia, l'Art Bonus in Regione Lombardia ha generato nel giro di un anno e mezzo, dati 2016, donazioni per pari a 39 milioni di euro. Quindi in Lombardia c'è un, diciamo,
sensibilità, e questo lo dimostra, a finanziare anche interventi da parte dei privati, per finanziare interventi anche in ambito culturale, secondo noi Regione Lombardia dovrebbe sfruttare questa disponibilità con uno strumento che non è l'Art Bonus, perché già esiste e comunque la Regione non può di certo offrire degli sgravi fiscali come offre il sistema dell'Art Bonus, però uno strumento che riguarda sempre il crowdfunding, quindi la ricerca di fondi anche da privati, magari per progetti diciamo più contenuti rispetto a quelli che invece potrebbero godere di finanziamenti tramite l'Art Bonus, magari venendo incontro alle esigenze dei comuni piccoli ma anche diciamo medio piccoli, quindi non solo quelli sotto i 5.000 abitanti ma anche quelli diciamo di 20.000 abitanti che hanno, potrebbero avere problemi a recuperare fondi per finanziare progetti specifici, immagino per esempio esperienze che si conoscono sul territorio di recupero e restauro di beni culturali, di monumenti, statue in luoghi pubblici. E questo ovviamente Regione Lombardia con un portale dedicato potrebbe agevolare questo tipo di attività, e questo è stato inserito come diciamo nostra proposta all'interno della programmazione. Poi ci sono le note dolenti, che sono il motivo dell'astensione, e sono soprattutto le risorse. Questa programmazione prende atto che c'è anche un grafico eloquente da questo punto di vista, pagina 39 della PDA, in cui si vede chiaramente che nel corso che dal 2010 in poi, anzi dal 2011 in poi, le risorse, il bilancio della DG Cultura è stato sostanzialmente dimezzato, e quindi le risorse destinate a questo sono sostanzialmente dimezzate. Questa è una nota assolutamente dolente, e quindi è il motivo il motivo principale per cui noi su questa PDA ci asterremo, nonostante siano state, come ho elencato, accettate alcune varie nostre proposte. Termino sottolineando le cosiddette attività di rilevanza regionale e soggetti di rilevanza regionale. Ecco, nella programmazione triennale, poi anche in quell'annuale che abbiamo votato in commissione la settimana scorsa, si stabilisce che verranno individuati dei soggetti che avranno sostanzialmente questa designazione che svolgono attività di rilevanza regionale, per i quali si presume saranno attivati dei canali di finanziamento diversi, proprio perché questi soggetti svolgono delle attività di rilevanza regionale. Penso a festival internazionali che sul nostro territorio si svolgono in varie province e altri. Io vengo dalla provincia di Mantova e quindi ovviamente penso al Festival della Letteratura di Mantova, ma non sono gli unici e non è l'unico. Però la nota dolente su questo aspetto è che quell'articolo della legge di riordino della cultura aveva generato anche molte aspettative in queste persone, no, che fanno questo tipo di attività, perché sembrava era uno degli aspetti più innovativi di questa legge, perché finalmente si individuano coloro che fanno attività di rilevanza regionale, magari gli si garantisce in qualche modo un finanziamento duraturo nel tempo che gli possa garantire anche di fare una programmazione che non sia sempre vincolata ogni anno ai bandi, pur giusti, che però possono essere destinati anche ad altre realtà, forse anche più piccole, che poi potranno eventualmente diventare di rilevanza regionale. Il problema è che però in questa programmazione triennale e poi anche in quella annuale, per quest'anno sicuramente, e deduco anche per l'anno prossimo, visto che siamo a termine legislatura, si prevede solamente di stabilire i criteri con cui designare questi soggetti di rilevanza regionale e poco altro. Di certo non si stabilisce neanche le modalità per come finanziarli o come valorizzarli. Ecco. Quindi diciamo che questo aspetto tende ad essere forse un po' ignorato, e si è creata un'aspettativa che però poi nella programmazione non ha un riscontro concreto. È una bella idea, però rimane una bella idea e non ha concretezza sostanzialmente. Grazie Presidente.